Ciao ragazzi di Gabbie, bentornati su 3 giochi a caso. L'unica serie italiana dove andremo a giocare assieme 3 fantastici giochi casuali. Potrebbero essere belli, potrebbero essere brutti. Ogni volta it's a surprise. Questo gioco è inquietante perché è basato su una storia vera. Mutman, l'uomo falena. Andate a cercarlo se volete dare una controllata. Ah, che bella notte. Spero di non incontrare l'uomo falena. Devo buttare fuori la spazzatura. Ok. Aiuto. Praticamente l'uomo falena cosa aveva fatto? Aveva avvertito, mi sembra per telefono o non mi ricordo bene la storia, però so che ha avvertito una tragedia in un ponte in una città americana. Quindi, insomma, è una roba veramente strana quella che... Correggetemi comunque se sbaglio, ma vedo falene. Vedo molte falene. Vedo almeno delle farfalline notturne. Non so se sono falene. Mi sto seguendo qualcuno? Oh. Oh. Io voglio solo buttare la spazzatura. Voglio solo buttare la spazzatura. È un problema. Non posso nemmeno buttare la spazzatura. Io scappo. Oggigiorno è pure pericoloso buttare. Oh! Ali! Trova rifugio, trova riparo, guarda! È il sangue dei bambini che giocavano! Ah! Mi ha preso! Oh, cacca, pupù! Era solo un sogno! Oh, era solo un sogno! Oh, no, sì! Oh, era... No! Uomo falena, non avvertirmi, non voglio che quel ponte crolli, uomo! Uomo falena! No! Io sono un semplice falegname! Ah! Io odio. Benvenuti su Ink INC! In questo gioco dovremo fare dei tatuaggi a dei tipi molto grandi e grossi! Questo vuole una palla da bowling! Se non la faccio bene me la tira in testa probabilmente. Ok, dobbiamo colorarla del tutto. Bene, guardate che bravo che sono. Ok. Beh, direi che ci siamo. Va bene così. Oh, credo che sia perfetta, no? Sì, è felice, credo di sì. Bene, finiamola, va bene? Perfetto! 3 stelle! Non prenderò un mattone in testa. È felice! Geppettone è felice. Vediamo il prossimo. Oh, il pelatone è Hitman questo. Il pelatone vuole sì. Io sono pelato ma ne vado fiero. E allora ti farò un tatuaggio pelato ma fiero. Aspetta che fammi iniziare. Oh, fammi andare qua. Ok. Pelato ma fiero. Un po' più lungo del normale, ma direi quasi perfetto, vero? Cioè dai, perfetto. 3 stelle! Nessuno si è accorto che la mia lineetta è un attimino un po' più sballata. Ma finché nessuno si accorge che sono... Avanti il pro... Moscherini, mi sto quasi per innamorare di te. Però tutti vogliono una roba abbastanza semplice. Ok, andiamo avanti con la nuvola. Anzi, qua dovremmo probabilmente mettere dentro il colore. Se io mando dentro il colore, dovrebbe essere abbastanza semplice come cosa, o no? Ehi, non arrabbiarti! Ci vuole tempo per un lavoro interessante, no? Guarda. Lo filo tutto. Ecco qua! Cioè, non vedi? Perfetto! Sembrava uno schifo, ma ora è perfetto! Perfetto! Sono un tatuatore nato! Questo lavoro è facile! Adesso arriva un tatuatore vero, mi tira 3 sberle nei commenti. Perché immagino sia veramente un'arte tatuare. Bisogna essere artisti. Cosa sono le mosse di yoga? Va bene. E che atletico! Santo cielo! La mia ragazza! Io non ho una ragazza. Io ho sposato mio cane. Mio cane è l'unica cosa di cui necessito. Io sono un figo. Io farò tanti like quando posterò questo tatuaggio. Boom, appena fatto su Instagram. Per vantarsi con gli amici. Popororo. Popororo. Lazio nel cuore. Popororo. Popororo. Perché questa è la squadra di calcio. Cioè, il mio è anche più bello perché c'ha il pirulino sotto che sembra un palloncino.
Wow! Venite da me, ragazzi! Venite da me se volete un tatuaggio, non vedete? Vi aggiungo pure i piccoli dettagli di caca. Le belle volpacchiotte stanno arrivando, mi sto facendo un nome. Il nuovo Santa Claus. Regalatevi una Gatorade gabbiana. Io non sono come i nabbi che usa il fill. Io vado avanti. I piccoli errori rendono l'opera più originale. Che senso ha un'opera perfetta quando puoi un po' farla leggermente imperfetta, ma dargli quel tocco che nessuno ha il tuo errore. Cioè, solo tu ce l'hai quell'errore. Guarda che bello. Guarda che bello, questo vale a 3 stelle. Cioè, il mio fulmine è anche più grosso di quello a sinistra, quindi vuol dire che hai più sostanza, hai più tatuaggio e quindi pagami anche di più. Sai, i miei amici dicevano sempre che ero un po' fuori dalle righe. Sembra quasi il logo del McDonald's, non so perché. A sto punto sarebbe quasi da fare, cioè, facciamo un hamburger, mettiamo il giallo e facciamo il logo del McDonald's. Parapapapa! Questa non mi paga. Ah. Beh, 1 stella e quasi 2. Cioè, abbiamo quasi fregato il sistema. Hai presente quando ti imbratti la macchina e te la fai stile Red Bull per sponsorizzare l'azienda? Ecco, lei è praticamente la mia macchina umana ambulante che andrà in giro a sponsorizzare il McDonald's. Quello che vedrete oggi è un filmato preso da un live streaming di un anno fa. Oh! Cos'è sto beat? Cos'è sto beat? Ehi, ci stiamo loginando su Twitch TV! Quindi praticamente abbiamo iniziato una live streaming. E credo che sia una live dal vivo, tipo Omiatol. Io mi dissocio. Ehi, ciao ragazzi! C'è pure la chat, abbiamo i viewers. Dovrebbero fare un gioco di questa roba, uno ha scritto. Cioè, praticamente noi stiamo commentando quello che stiamo vedendo. Siamo in un luogo tipo abbandonato. E c'è la gente che sta scrivendo in chat in continuazione a troll. Poggers. Se filmi questo ti banneranno il canale, no? This is the room they supposedly found tons of bodies in. Oh. Aveva detto che non c'erano più cadaveri in questa stanza, ma ce ne sono. Avete visto, ragazzi? Nobody saw that. Oh, ragazzi, avete visto in chat? Ragazzi? Hashtag Gabby Pazzerello, se l'avete visto anche voi. Dobbiamo andare per di qua? È pericoloso, va bene che te lo devo fare per le views, ma fino a lì vale la pena morire per un po' di views? Quanto pare sì. Oh, hashtag Gabby stava quasi per morire. Rip the guys camera. Mi fa troppo morire la chat. Ragazzi, ho un problema. Hashtag mi serve un medico, no. I don't know where we are, but ragazzi, sto morendo male. Aiuto. Cos'è quello? Ragazzi, c'è gente strana qui. Vedo cadaveri. Aiuto, io vado per di qua. Io vado per di qua. Non voglio andare dove ci sono i cadaveri. Non voglio, non voglio. Non voglio morire questa notte. No, ti prego. Hashtag non fatemi del male. Dovremmo chiamare la polizia. Forse sì, ragazzi, forse sì. Non ne sono sicuro, ma qualcosa mi dice di sì. Non mi sento molto bene. È bello che tutti guardano e se ne sbattono. Nessuno mi vuole aiutare sul serio. Ah! Cos'era quello, ragazzi? L'avete visto? L'avete visto? Ditemi che l'avete visto. Oh, oh. Oh. Ma è una setta. È una setta, ragazzi. Porca trota. Ho trovato la via d'uscita. Ok, oh, ok, ok. Pieno di persone che guardano. È veramente l'apocalisse. Che cos'è sto posto? Ma non è nemmeno sulla terra. Che cosa dicono? La gente che dice in chat? Ragazzi, cosa dicono? Stanno piangendo? Ehi, lo sapete?
Che succede? Ah! È esploso tutto, aiuto! Beh, per fortuna l'ho preso in diretta. Stream is offline. No! E anche questo episodio di 3 giochi a caso si conclude qua. Qual è stato il vostro gioco preferito? Fatemelo sapere in un commento. So che i giochi di oggi erano un po' leggermente corti, ma vi giuro, ho cercato veramente il meglio che potessi portarvi. E secondo me adesso per Natale uscirà qualcosa di meglio, quindi il prossimo episodio sarà ancora più assurdo. Quindi lasciate un like, rimanete sintonizzati, perché ne vedremo delle belle, non solo per 3 giochi a caso, ma per tutte le serie che verranno tra poco. Ho sentito dire che è pure uscito Simulacra, quasi quasi lo vorrei portare sul canale. Per il resto vi ringrazio, vi auguro buone feste e noi ci vediamo ad un prossimo video, ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi!